Ragazzi, buongiorno e benvenuti sul mio canale. Denise ancora dorme, quindi io ne approfitto subito per spalancare tutto in camera da letto perché voglio cambiare le lenzuola, perché nel primo pomeriggio hanno messo pioggia, hanno dato pioggia, quindi mi affretto. La prima cosa che faccio è cambiare le lenzuola, così subito le metto a lavare. L'altro giorno è stato da Spesa Sì e ha trovato il detersivo Ace in offerta, 82 misurini a 7,90 euro. Io non l'ho mai acquistato, questa è la prima volta che lavo in tanti anni, non mi è mai capitato di acquistarlo e quindi lo proviamo la prima volta insieme. Vi farò sapere poi alla fine come ha lavato il bucato e in più uso anche l'accoppiata vincente del Mon Amour, quindi sicuramente l'ace e il Mon Amour insieme daranno un profumo pazzesco alle lenzuola. A questo punto, mentre la lavatrice va, mi sistemo un po' in camera da letto. Avevo un paio di vestiti usati ma puliti, messi giusto una mezz'oretta ieri sera, quindi li sistemo di nuovo al proprio posto e ho intenzione di dare una spolverata. Siccome ultimamente sono in fissa con il sapone alga, lo sciolgo in acqua calda e lavo i mobili della camera da letto, anche le manine non unte, però non è che sono pulitissime, poi sembrano le manine di Denise, comunque mangia il biscottino, mette le mani a terra, anche il sudore delle sue manine, le nostre mani, quando ci appoggiamo i mobili, il sapone alga, ragazze, vi risolve tutto perché non fa schiuma, non lascia aloni ed e vi lascia un profumo delicato nelle camere e quindi ve lo consiglio. Io di solito faccio le palline oppure quando proprio non ho tempo lo prendo direttamente, tanto è un attimo. Thank you.
Allora ragazzi, Denise ancora dorme, quindi non posso passare il Dyson perché Denise ha il sonno leggerissimo. Dorme, è una dormigliona, però come sente anche qualsiasi rumore si sveglia. Quindi onde evitare, in camera da letto passo la scopa, però nel pomeriggio, in serata, quando ho tempo ragazze, perché non sempre si riesce a stare al 100% dietro alla casa. Se so di aver passato la scopa la mattina, entro la fine giornata cerco di passare comunque il Dyson, perché i capelli si accumulano sul pavimento, la polvere, perché abbiamo sempre tutto aperto. Dopodiché decido di passare, di lavare il pavimento con il Vim. L'ho acquistato poco tempo fa, però non è più il profumo di una volta, però il risultato è ottimo. Hanno cambiato la profumazione, però di pulire pulisce. Nel frattempo si è svegliata la polpettina, quindi io ho lasciato asciugare. Nel frattempo ho sistemato la bambina, l'ho lavata e ora cercherò di rifare il letto, perché mi muove sempre il cavalletto, vengono sempre quelle riprese mosse, però eccola, arriva. Quindi io rifaccio il letto e ovviamente io faccio le pulizie davanti e lei da dietro mi rimette tutto in mezzo, le magliette di mio marito già stirate, quelle del lavoro, mi caccia il cordless, caccia di tutto. Però i bambini sono così, infatti se avete notato io sul comodino non ho nulla, ho la bambolina sua che gioca, però io quando mi trucco in camera, quando mi vesto, quando scelgo i vestiti, la bambina spesso gioca vicino ai comodini, quindi tenere. Sì, a chi non piace avere il comodino sistemato con tutte le cosine in vetro, in ceramica, però in questo periodo secondo me non è adatto. Adesso mi godo la bambina, poi più in là mi godrò sicuramente di più la casa, perché la sistemerò come piace a me, però per il momento lascio un attimino di più spazio alla bambina per giocare, perché poi quello no, quello no, quello no, sta bambina che deve fare?
Bene ragazzi, io e Denise vi salutiamo, vi auguriamo una buona giornata. Mi raccomando ragazzi, lasciatemi tanti pollici in su, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Ciao, vi manda un bacio anche Denise.